Scania che conosco quando era ragazzo, mi ricordo i primi tempi dell'asilo, ora professore e past president della Società Europea di Geografia Lepsum. Mi ha fatto molta strada e sicuramente oggi è una delle persone più rappresentative a livello europeo, appunto, sull'ecografia. Quindi ci parlerà dei principi di fisica e tecnologia della CEUS. Quindi do la parola al professore Piscaglia. Faccio dei principi di fisica, ne parlerà Fabrizio un po' più in dettaglio. Io faccio esatto, un pochino la storia della CEUS e la storia delle linee guida e l'uso che non viene trattato nelle altre relazioni. Innanzitutto ringrazio Luciano Tarantino, a cui finalmente dopo anni in cui mi chiedeva di poter venire, spesso questo è un periodo di convegni per cui c'erano concomitanti necessità e non riuscivo a essere presente, è stato davvero un grande piacere e per me è un onore essere qui presente. L'ecografia negli anni 90 ha subito il passaggio della digitalizzazione, cioè sono arrivati i computer dentro gli ecografi e questo ha nettamente migliorato la loro capacità di lavorare, ma il passaggio dall'ecografia convenzionale all'ecografia con mezzo di contrasto non è stato un miglioramento, è stata veramente una rivoluzione perché ha creato una tecnica che potremmo quasi definire separata e diversa dall'ecografia convenzionale, anche se in realtà lo si fa con lo stesso apparecchio. Perdonatemi, diapositive che saranno in parte in inglese, ma le immagino siano chiare per voi, comunque le commento tutte. Parlando di ecografia col contrasto, in realtà andiamo a vedere ciò che scorre nel sangue, cosa che possiamo vedere in alcuni casi particolari anche con l'ecografia convenzionale. Vedete in questa immagine, nella vena cava, possiamo vedere i globuli rossi che riflettono. Sostanzialmente questo fenomeno però è scarso e quindi nella realtà di tutti i giorni non è apprezzabile, ma il concetto era di poter vedere questo aspetto che vediamo in grossi vasi anche all'interno di piccoli vasi. Facendo una piccola storia dell'ecografia col mezzo di contrasto e quindi della possibilità di vedere ciò che scorre all'interno dei vasi, generando degli echi, bisogna partire dagli anni 60, in cui con le prime indagini nei grossi vasi, questo collega americano si era accorto che quando si iniettava il verde indocianina, che viene tuttora utilizzato per esempio per fare i test di funzione epatica, c'era un aumento del segnale, qui parliamo di segnale, non c'era ancora l'ecografia bidimensionale, all'interno della radice ottica. Inizialmente si pensava che fosse il verde indocianina, in realtà poi si era capito che chiaramente nel preparare la siringa si creavano delle microbolle di aria ambiente, cosa che è tuttora normale e naturale, e in realtà erano queste che generavano questo aumento di segnale. Ma la prima vera ecografia col mezzo di contrasto è, non stupefacentemente, generata dai giapponesi, in cui, per chi di voi si occupa di gastroenterologia, sa che i giapponesi nell'epatocarcinoma sono sempre stati i precursori e avevano già negli anni 70 identificato come l'epatocarcinoma fosse un tumore ipervascolare, l'avevano identificato grazie all'angiografia, perché sono stati i primissimi a eseguire regolarmente le angiografie epatiche e a sviluppare anche le tecniche di chemoembolizzazione. Ecco, durante la angiografia, quindi con la perfusione solo dell'arteria all'interno del fegato, che vi ricordo porta un terzo del sangue, mentre nei tumori porta la totalità del sangue, iniettando delle microbolle di anidride carbonica, quella che si usa anche per le laparoscopie, vedevano che i noduli si accendevano. Questa realmente è stata la prima ecografia col mezzo di contrasto, ma utilizzava gas che quindi riusciva ad andare nel fegato solo perché veniva iniettato con un catetere e chiaramente utilizzava degli ecografi convenzionali, però con questo sistema dimostravano che l'88% degli epatocarcinomi diventava iperecogeno ed è il concetto che poi anni dopo abbiamo applicato con le tecniche attuali. Quindi questa dovrebbe essere definita la nascita dell'ecografia col contrasto del fegato. Però, come vi ho appena detto, se noi quella stessa sostanza, cioè l'anidride carbonica, la iniettassimo in una vena periferica, non arriverebbe mai al fegato perché verrebbe espirata fuori a livello dei polmoni. Di
Quindi in realtà la ricerca industriale, partendo da questi presupposti, cioè dell'aumento del segnale, della riflettività degli echi quando si inietta un gas all'interno del circolo, chiaramente deve essere un gas che deve essere in grado di attraversare il circolo capillare polmonare, altrimenti genereremo un'embolia polmonare gassosa. E quindi devono essere delle microbolle di gas stabilizzate in modo da averne delle dimensioni certe, che non superassero quelle dei capillari, proprio per evitare l'embolia polmonare, e soprattutto stabili, che iniettate a livello endovenoso potessero attraversare il circolo cardiaco, polmonare, andare nel circolo sistemico. Quindi questo è il concetto che l'industria poi si è messa a sviluppare. Chiaramente queste microbolle di gas sono microbolle che restano solo all'interno del circolo sanguigno, questo lo distingue anche da altri mezzi di contrasto, e aumentano, l'obiettivo era di aumentare la reflettività all'interno dei vasi. Voi immaginate che chi l'ha sviluppata pensava a quello che vediamo oggi, in realtà assolutamente no. Il primo obiettivo per cui si sviluppò è che l'ecocardiografia ha una quota non trascurabile di pazienti, soprattutto con le macchine del tempo più vecchie, in cui è molto difficile visualizzare il bordo del miocardio e quindi il movimento e dire se sono disturbi della cinetica. Se voi però il lume lo riempite di segnale, perché chiaramente essendo tutto sangue, se iniettate delle microbolle di gas si riempie di segnale, il bordo viene delimitato molto meglio. E come potete vedere in questa immagine, senza mezzo di contrasto, con mezzo di contrasto, la delimitazione del bordo del cuore, dell'endocardio, è assolutamente molto più chiara. E quindi questo è stato il primo obiettivo per cui sono state sviluppate le microbolle, che però già chiaramente dovevano poter attraversare il circolo polmonare, perché altrimenti, come succedeva all'inizio, avremmo visto solo il cuore destro, iniezione endovenosa, arrivo del cuore destro e sarebbero fermate a livello del circolo polmonare. Tuttora si usano alcuni concetti di quel tempo, cioè che se voi iniettate delle microbolle di gas che non attraversano il circolo polmonare, oppure che lo attraversano ma richiedono un certo tempo, e le vedete immediatamente a livello del cuore sinistro, fate una diagnosi di una comunicazione, uno shunt intracardiaco intrapolmonare destro-sinistro. Quindi tuttora è uno dei test che viene utilizzato, l'ecografia con mezzo di contrasto, anche semplicemente con la fisiologica shakerata, cioè per generare delle microbolle, perché queste si devono filtrare a livello del polmone, per cui se le vedete a livello del cuore sinistro, nel sospetto di un passaggio destra-sinistra di gas, le microbolle hanno già questa funzione, ma qui siamo delle funzioni, tra virgolette, ancora primordiali dell'ecografia col mezzo di contrasto. L'altro obiettivo era quello di aumentare la sensibilità dell'ecodoppler. Per chi di voi si ricorda, le macchine dell'ecodoppler fine anni 80, inizio anni 90, erano già con il color doppler, non c'era il power, ma avevano tutta una serie di limiti, cioè i vasi profondi, la vena cava, la vena renale, il circolo intracerebrale, erano difficili da visualizzare perché o c'era una finestra acustica poco buona o il flusso era eccessivamente lento per poter essere riscontrato dall'ecodoppler. Quindi in realtà uno dei primi obiettivi che si poneva allo sviluppo del mezzo di contrasto era di aumentare la riflettività e quindi di migliorare l'ecodoppler. Quindi ci siamo trovati negli anni 90 che erano state sviluppate le microbolle di prima generazione e che sfruttavano le tecnologie del tempo. Quindi negli anni 90 non c'erano ancora apparecchi digitali, si utilizzava sostanzialmente l'ecodoppler per migliorare il segnale, quindi vedere meglio le trombosi profonde, distinguere una stenosi da un'occlusione completa, aumentando il segnale, come in questo caso vedete nell'immagine di destra, le arterie intracerebrali si riescono a visualizzare molto meglio rispetto allo stesso aspetto senza mezzo di contrasto. Chiaramente il mezzo di contrasto in questo caso andava iniettato in modo continuo e lento, non tutto in una volta come facciamo adesso, perché avrebbe aumentato troppo, facendo un effetto di fioritura, così si definiva, e non sarebbe stato utile. Siamo arrivati alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90, quindi abbiamo le microbolle cosiddette di prima generazione e abbiamo finalmente gli ecografi digitali. E a questo punto si sviluppa una tecnica completamente nuova grazie alla computerizzazione, alla digitalizzazione degli ecografi e alla comprensione che queste microbolle non solo riflettono gli echi, e questo poi parlerà poi il professor Cagliada, alla stessa frequenza in cui sono stati emessi, ma generano delle frequenze armoniche. E questo,
permetterà lo sviluppo di una tecnica che va definita completamente nuova. E qui non mi soffermo perché appunto il professor Cagliada ve ne parlerà in dettaglio, ma per fare la storia vi cito solo l'anno 2002, perché a fine 2001 escono sul mercato i mezzi di contrasto di seconda generazione, qui vi ho elencato quelli considerati di prima generazione, che erano microbolle più rigide, che generavano quasi per nulla armoniche e che per farle generare si era costretti a distruggerle, quindi si vedeva per un istante il segnale che non fosse l'eco Doppler, cioè il segnale quello generato dalla microbolla di per sé, non perché la microbolla scorra, e quindi era già un'innovazione enorme, ma in realtà non permette quello che vediamo oggi. Dall'inizio del nuovo millennio compaiono nuovi mezzi di contrasto orientati soprattutto all'uso ecocardiografico, che vi ho fatto vedere prima, ma il Sonoview ha invece tutto un utilizzo, grazie alla digitalizzazione degli apparecchi, al fatto che un mezzo di contrasto di seconda generazione più stabile e che produce frequenze armoniche, per un uso che è registrato per l'utilizzo radiologico, quindi fegato, mammella, grandi basi. E questo è oggi, tutt'oggi, è rimasto l'unico mezzo di contrasto registrato per un uso addominale nella Unione Europea. L'unico ulteriore mezzo di contrasto che viene utilizzato a livello radiologico in campo mondiale è il Sonazoid, che ha delle proprietà a livello vascolare simili al Sonoview, viene captato dalle cellule di Kupffer, ma tuttora in Europa è solo registrato in Norvegia, che vi ricordo non fa parte delle comunità europee, quindi ha regole assolutamente diverse. Quindi ad oggi il Sonoview, che è esafluoruro di zolfo, è il mezzo di contrasto a cui facciamo riferimento per eseguire l'ecografia col mezzo di contrasto, come nella larga parte del mondo, tutto Latino America e molti altri paesi dell'Asia e in Australia, se non ricordo male, sull'Australia non sono sicuro, mentre tuttora in Nord America non è registrato l'uso addominale. A questo punto arriviamo quindi all'inizio degli anni 2000, e all'inizio degli anni 2000 abbiamo una tecnica nuova completamente diversa e quindi la necessità anche che questa tecnica venga acquisita e si diffonda e venga utilizzata in modo corretto. E a questo punto nasce la necessità di avere delle raccomandazioni, delle linee guida. Le linee guida sono delle frasi, dei documenti, dei testi che includono delle raccomandazioni cliniche per ottimizzare la gestione dei pazienti e che sono prodotte sulla base di un'analisi sistematica della letteratura. Questo è importante, cioè non è solo il parere dell'esperto, quello è il parere dell'esperto. Per avere delle linee guida bisogna avere un'evidenza scientifica, quindi chiaramente ci vuole un minimo di tempo prima che una nuova tecnica venga inclusa nelle linee guida per produrre l'evidenza scientifica. Altra cosa importante è che in campo ecografico, lo voglio sottolineare perché è assolutamente una cosa che è sempre occorsa ed è una cosa peculiare e fondamentale dell'ecografia, è che a livello di studi nei vari campi, nelle varie discipline, si è visto che quando le linee guida vengono fatte solo dagli specialisti, faccio un esempio, le linee guida cardiologiche fatte solo dai cardiologi, quali sono gli altri, voi direte, che devono essere coinvolti? Gli altri sono molti: medico legale, medico di medicina generale, direttori amministrativi, eventualmente gruppi di pazienti. Quando le linee guida coinvolgono tutte queste figure, sono molto più rigorose e molto più applicabili sul territorio. Ecco, citavo l'ecografia perché l'ecografia in realtà è molto interdisciplinare, non è fatta solo dai radiologi, lo fanno molti clinici, la fanno i medici di base, quindi anche quando si sono prodotte linee guida, come vedete nel tempo, hanno sempre più incluso delle figure coi coautori che riflettessero le diverse esperienze. Questo credo abbia contribuito a un loro uso. Quindi siamo nella prima metà del primo decennio del 2000 e la Federazione Europea delle Società di Ultrasonologia e Medicina e Biologia, qui la SIUM, la nostra società italiana, chiaramente aderisce e ha anche una quota importante di soci, vedendo la necessità proprio di dare delle indicazioni ai suoi soci sull'uso, si ritrova e decide di partire con una stesura di linee guida.
queste linee guida vengono pubblicate 2 anni dopo, chiaramente perché ci devono essere delle documentazioni scientifiche da rivedere, e come vedete le linee guida del tempo sono linee guida che in realtà si occupano quasi solo di fegato, perché il fegato è sicuramente l'organo dove l'ecografia del mezzo di contrasto ha rivoluzionato di più la diagnostica. A questo punto, se voi vedete, si parla ancora quasi solo di caratterizzazione delle lesioni focali, della loro riscontro e del monitoraggio dei trattamenti ablativi. Tutte le linee guida sono concluse qua. Dal 2004 questa, diciamo, tecnica, che tra l'altro ha dato in qualche modo il nome a quello che noi oggi chiamiamo CEUS, perché mi ricordo a quel tempo ci fu un dibattito importante, perché c'erano altri nomi che venivano proposti come l'angiografia perfusionale e altri nominativi, e a quel punto ci fu una votazione e si decise che la tecnica, il nome che rifletteva di più questa nuova metodica era Contrast Enhanced Ultrasound, cioè la CEUS come la chiamiamo tutti oggi, quindi un nome che è nato proprio con le linee guida, proprio per dire come le linee guida hanno un impatto sulla nostra vita di tutti i giorni. Da quell'anno sono cominciate a essere prodotte nuove evidenze scientifiche e quindi dopo qualche anno si è sentita la necessità di un aggiornamento, che è partito, e tramite 2 incontri di consensus, uno in occasione anche del congresso europeo che organizzammo a Bologna, il gruppo, che era sempre più multidisciplinare, se voi vedete i primi nomi che sono qua, sono buona parte radiologi, mentre nel gruppo successivo, che vedete elencato qua, c'è una certa maggiore multidisciplinarità, e quindi nel 2008, cioè 4 anni dopo, si arrivò a pubblicare questo aggiornamento delle linee guida dell'ecografia col mezzo di contrasto europee. A quel tempo erano stati introdotti qualche organo in più, ma vedete che la parte del leone era ancora largamente rappresentata dall'utilizzo nel fegato. Di fianco cominciavano però a nascere altri campi dove l'ecografia col contrasto in realtà si dimostrava particolarmente utile, come i traumi addominali, il pancreas, il rene, il reflusso ureterale e l'ecografia transcranica, però vedete ancora abbastanza limitato. L'espansione della tecnica è stata però esponenziale, quindi dal 2008 in ulteriori 2 anni non sono apparsi qualche altro articolo, ma sono apparsi una marea di articoli, perché tra 2008 e 2010 sono apparsi 450 articoli originali, quindi non lettere, review, proprio articoli con la raccolta della casistica, che parlavano di ecografia col mezzo di contrasto. Quindi chiaramente un numero così enorme di articoli sottende una varietà di applicazioni, tale per cui con la Federazione Europea e insieme alla Federazione Mondiale, perché l'uso che era partito in Europa si stava diffondendo a livello mondiale, quindi si sentiva la necessità di far seguire anche ad altri continenti, ad altre nazioni, quel percorso che in Europa era già stato seguito e che era nato prima che negli altri continenti, alla luce della quantità di pubblicazioni decidemmo di, nel 2011, nel quale ci troviamo al congresso europeo a Copenaghen, di fare 2 percorsi separati per le linee guida che avessero a che fare col fegato e quelle non fegato, così come termine generale. Quelle col fegato, proprio per la necessità che vi ho elencato, che si espandesse e venisse adeguatamente applicata la tecnica anche fuori dell'Europa, sono state svolte con la Federazione Mondiale e assieme alle altre federazioni, mantenendo però il ruolo che l'EFSUM, l'Europa, aveva da sempre dato a questa tecnica, essendo stata un po' la madre a livello mondiale dell'ecografia col mezzo di contrasto. E quindi, come vedete, era un'iniziativa della Federazione Mondiale insieme alla Federazione Europea, raccogliendo poi la Federazione Asiatica, la Federazione Americana, la Federazione dell'Australasia, la Federazione Sud America e l'International Contrast Enhanced Ultrasound, che è una società che si occupa solo di questo con base negli Stati Uniti, di cui partecipo nel Board of Directors e che ha svolto un ruolo molto importante per supportare la tecnica di fronte ad alcune problematiche di cui non mi addentro, ma di tipo amministrativo e legale. E quindi, come vedete, qui si parla solo di fegato, ma interessante, non si parla più solo di fegato come caratterizzazione delle lesioni focali, cominciano ad esserci anche qualche ulteriore tecnica. Quindi l'uso a livello intraoperativo, l'uso per guidare la biopsia,
l'uso nel trapianto di fegato, e quindi anche in questo campo, che pure era già maturo, erano maturati ulteriori argomenti. E questo è il gruppo con cui lavoravamo a Chicago, appunto per definire la consensus, che se siete interessati le linee guida sono scaricabili gratuitamente. Non solo la Federazione Europea, ma anche alcune entità locali, in particolare il Ministero della Salute Italiana, anche rilasciato, credo Fabrizio tu ci avevi anche lavorato personalmente a queste linee guida, seguendo anche una metodologia molto stretta, ha rilasciato delle raccomandazioni, tuttora valide, che potete trovare sul nel sito del Ministero, sull'uso del mezzo di contrasto alle lesioni focali epatiche, danno un ruolo preminente all'ecografia col contrasto, come per esempio tecnica di primo istanza di fronte al riscontro incidentale di una lesione focale epatica, proprio per i vantaggi che la CEUS ha. Quindi un riconoscimento che non viene solo dai medici, ma viene anche dalle istituzioni, che sono sia a livello italiano, sia da un'entità sempre molto stretta, come l'equivalente della, diciamo, non è strettamente dell'AIFA, ma il National Institute for Health and Clinical Excellence, a dare delle raccomandazioni molto strette sull'utilizzo dei presidi dei farmaci, è un ente nazionale inglese, quindi è un ente riconosciuto pubblico, e come vedete anche a livello inglese l'ecografia col mezzo di contrasto ha delle raccomandazioni sul ruolo molto importante. Come vi ho detto, erano state tenute tra virgolette separate tutte le altre applicazioni, il cui percorso di consensus si è concluso anche lievemente prima di quelle di fegato, e che comprendeva molteplici applicazioni, chiaramente di cui sentirete anche parlare in parte in questo convegno, e per il nostro interesse, perché vi presenterò alcuni argomenti, includeva anche alcuni elementi connessi alle lesioni, alle problematiche epatiche della CEUS, ma non strettamente alle lesioni focali, in particolare alcune raccomandazioni o prospettive sulle vie biliari, sull'uso intracavitario e sul cosiddetto trauma. Fatta questa piccola storia, ci tengo solo a presentarvi alcune di queste applicazioni che non verranno trattate, almeno guardando i titoli, dai miei colleghi che seguiranno, proprio per farvi vedere come l'ecografia col contrasto sia come forte vantaggio, abbia come forte vantaggio quello di seguire la richiesta clinica. L'ecografia col contrasto va vissuta, a mio avviso, non solo come tecnica che viene richiesta per risolvere un problema, così come si può fare con tacco e risonanza, perché in molti campi tuttora tacco e risonanza danno dei vantaggi che l'ecografia col contrasto non ha, ma il vantaggio dell'ecografia col contrasto è il potenziare enormemente la capacità diagnostica in tutti quegli ambiti clinici, e qui a parlarci poco fa un chirurgo, dove l'ecografia col contrasto permette, in un ambito come per esempio quello della chirurgia, di risolversi una serie di problemi e confrontarsi con i radiologi per le altre tecniche. Può essere eseguita dal radiologo, può essere eseguita dal clinico, ma permette di risolvere dei problemi con il malato in reparto, perché possiamo andare con l'ecografo al letto del malato e quindi permettere di non impiegare delle tecniche radiologiche pesanti. Da noi, per esempio, come ci chiacchieravamo prima, le macchine in tacca e risonanza vanno dalla mattina alla sera, quindi chiede gli esami in più è sempre complesso, di risolvere una serie di problematiche direttamente al letto del malato. Per fare alcuni esempi, questo è un paziente che aveva una ascite refrattaria, aveva avuto un sanguinamento, era stata inserita la TIPS il giorno precedente, quindi teoricamente doveva essere a posto, il giorno seguente nuovo episodio di sanguinamento. Chiaramente si mettono in piedi tutte le possibilità, ma la prima cosa, se il paziente sanguina la TIPS, è di garantire che la TIPS è aperta, prima ancora di capire se vanno legate o meno le varici, perché se la TIPS funziona le varici non devono sanguinare. Chiaramente il Doppler e l'ecografia ci illustrano già che questa TIPS potrebbe avere dei problemi, ma il Doppler è molto soggetto ad artefatti. Spesso se il paziente non è bene collaborante, siamo vicini al cuore, in queste sedi difficili il Doppler funziona poco bene, e come vedete bene l'ecografia col contrasto dimostra che non ci sono microbolle all'interno del lume, e quindi questa TIPS è chiaramente ostruita. E la TIPS sapete bene che se la trovate chiusa presto, siete ancora in grado, quelle erano le volte, di riaprirla,
se lasciate passare del tempo non siete in grado. Quindi in questi casi sono quelle situazioni dove andare al letto del malato e giocare sul tempo è fondamentale. E quindi in questo caso il paziente è stato immediatamente rimandato in sala angiografica e la TIPS si è riaperta, come vi dimostra questo esame ecodoppler. A questo punto la CEUS non serve più. Questo è un altro paziente con ascite refrattaria, vi parlo di applicazioni collegate alle malattie, alla iniezione del fegato e quindi i malati patologici. Aveva fatto una paracentesi, anche questo malato che poneva una TIPS non per un sanguinamento per l'ascite refrattaria, aveva fatto la paracentesi, una delle molteplici, il giorno prima per avere un addome meno gonfio nel momento in cui andasse in sala angiografica. Durante la procedura l'anestesista rilevava una certa instabilità emodinamica, ma la procedura era stata condotta bene e il paziente era tornato in reparto. Di routine si fa un controllo dell'emocromo, il controllo dell'emocromo qualche ora dopo, non era stato fatto il giorno precedente, dimostra un calo di 4 grammi dell'emoglobina. Il collega chiede un attacco che non mostra con l'idea che ci fosse un ematoma intraepatico, avendo il punto e trapassato il fegato, ma questo non viene dimostrato. Quindi viene sospettato un emoperitoneo che con l'attacco è difficile dimostrare perché il paziente va già ascite, quindi dovete dimostrare che c'è del mezzo di contrasto, non è sufficiente dimostrare che c'è del liquido, e quindi è molto difficile. Io mi sono trovato questo paziente quando sono andato di guardia, il mio collega mi ha detto: guarda, c'è un nuovo emocromo alle 22 e poi si è calato ancora, vedi tu se chiamare il radiologo, al che chiaramente non è molto utile per gestirsi bene la notte, quindi sono andato con l'ecografo al letto del malato e sono andato a vedere dove era stata fatta la paracentesi, dove c'è questo materiale, quindi viene immediatamente il sospetto di un coagulo e addirittura un vaso. Però come fate a dimostrare che il paziente stia sanguinando meno? Il coagulo potrebbe essere lì da tempo. E allora a questo punto fate la CEUS. Voi iniettate, questo è il liquido ascitico, questo è il coagulo, e chiaramente penso che non sia bisogno di aver fatto un corso di ecografia con mezzo di contrasto per capire che questo coagulo si riempie di contrasto e che il contrasto va liberamente all'interno del liquido ascitico. Quindi questa qui è un'emorragia in atto. Quello che era nero, che era liquido ascitico, queste sono delle ansie intestinali, vi diventa bianco. Quindi la CEUS vi permette immediatamente di dimostrare che c'è un emoperitoneo attivo e quindi non c'è bisogno di aspettare l'emocromo, chiamato il radiologo viene, fa l'angiografia, fa l'embolizzazione, confermando il vaso attivo. A quel punto la CEUS vi serve di nuovo, se voi volete stare tranquilli, prima di rimandare a casa il radiologo. Andate di nuovo a fare la CEUS perché non crea problemi, anche ripetere, non ci sono tossicità da mezzo di contrasto e chiaramente qui non vediamo più riempirsi il coagulo di mezzo di contrasto. Questo sono le mesentere all'interno che si distribuisce all'ansa e vedete non c'è più il contrasto che va nel liquido ascitico. L'embolizzazione è riuscita, il paziente è stato bene e vi posso anche dire che nel tempo poi è stato trapiantato. Sta tuttora bene. Chiaramente le cose potrebbero essere andate diversamente se non si fosse stata posta una diagnosi precoce di emoperitoneo in atto. Ulteriore paziente, questo è un paziente ascitico, 60 anni, in lista per trapianto, aveva avuto un episodio di calo di emoglobina un mese prima, di cui non si era capita l'origine perché non ha avuto chiaramente melena o altro, però si era stabilizzato. Chiaramente con la sua compromissione dei parametri da cirrotico in lista, 1,85 di NR, 55.000 piastrine, aveva sviluppato due epatocarcinomi che non erano stati trattati in attesa del trapianto proprio per la gravità della compromissione epatica. Si presenta tra l'altro il paziente era qua della zona, perché era di Gragnano, un venerdì mattina, perché c'era stato. Lamentavo un po' di disturbo addominale, quindi chiaramente in questi casi noi pensiamo a una peritonite batterica spontanea. Quindi la mia collega gli fa una paracentesi e viene fuori del materiale ematico. Sono quelle situazioni dove dite appunto la parete addominale, quindi sta derivando dalla parete addominale, perché con una paracentesi diagnostica va più solo una siringa, oppure c'è qualcos'altro. Anche in questo caso andate ad iniettare mezzo di contrasto e vedete come il nodulo di epatocarcinoma butti il contrasto all'interno del liquido ascitico. Quindi anche in questo caso è possibile dimostrare che in questa situazione era stata una rottura spontanea di epatocarcinoma. Pur nella gravità della situazione, anche qui chiaramente il paziente ha dovuto essere embolizzato perché la situazione era grave. Vedete il corrispondente TAC? È chiaro che anche qui possiamo capire che questo velocemente sta sanguinando, ma capite la differenza tra vedere una singola immagine ferma e vedere il mezzo di contrasto che scorre?
Non solo, ha un malato così critico, se gli fate più volte il mezzo di contrasto, la TAC per dimostrare che va bene, il rischio di insufficienza renale alto, non avete problemi a confermare, per esempio, l'embolizzazione ben riuscita con un'ecografia col mezzo di contrasto da ripetere quanto voi credete, perché non ci sono tossicità da accumulo. Ulteriore paziente, questo è un paziente, vi parlo di applicazioni che non riguardano i noduli, ma riguardano i malati di fegato, quindi chiaramente non mi sentirete parlare di diagnosi o di riscontro di lesioni focali epatiche, di cui si parlerà abbondantemente da altri colleghi, mi avvio un po' verso la conclusione. Anche in questo caso un paziente che attendeva, il paziente di prima purtroppo chiaramente a quel punto è stato rimosso dalla lista perché il sanguinamento dal tumore rende alto il rischio di disseminazione intraperitoneale di epatocarcinoma. Questo paziente poco dopo una paracentesi ha avverto un gran dolore a livello della parete addominale. Ecografia che mi chiede di andare a fare al letto del malato, quindi in 3 minuti siete in grado di cercare di chiarire il problema e vi fa vedere effettivamente un ematoma di parete. Allora, malato che critico deve andare in sala perché sta sanguinando o non sto sanguinando? Dobbiamo andare a embolizzare o possiamo aspettare? Cosa facciamo? Facciamo un attacco a questi malati critici? L'ecografia col contrasto, anche in queste situazioni, se qualcuno di voi non ha mai fatto l'ecografia col contrasto, penso non abbia nessun problema a capire cosa sta succedendo nel momento in cui iniettiamo e stiamo lì sopra e potete vedere quello che sta succedendo. Qualcuno ha dei dubbi che questo stia sanguinando attivamente? Penso di no. E vedete anche dal tipo di flusso, che è un flusso arterioso, vedete come pulsa? Quindi questo ha leso una parete, una arteria epigastrica con l'uscire col lago. Quindi questo vi permette, anche questo paziente è stato embolizzato, perché la diagnosi è stata precoce e immediata, e anche questo per fortuna è stato trapiantato. Conclusi questi aspetti, 2 parole sulla possibilità nella diagnosi di colecistite acuta complicata. Qui siamo in ambito chirurgico, questo può essere molto utile con i pazienti a letto, situazioni critiche, anziani, con un po' di dolore, con un po' di insufficienza renale, con dolore da colecistite, poter chiarire se la colecistite è complicata o meno in modo semplice a letto del malato è molto utile. È chiaro che questo vi fa già pensare che c'è del fluido attorno alla colecistite, vi fa pensare che sia una colecistite complicata, ma è un paziente chirurgico o non è chirurgico? Questo è uno che si trascinava da qualche giorno perché era dovuto tornare a casa, era fuori per lavoro, aveva questo dolore, quindi è chiaro che questa è una situazione, vedete, la parete è perfusa, infiammata, l'ecodoppia ci dà segnali, ma com'è questa colecistite? Allora, poter introdurre ecografia o contrasto vi dimostra in modo inequivocabile che questa parete, qui lo vedete molto bene, è una parete con una interruzione, vedete qua? Questa è chiaramente una perforazione della colecistite. Qui la freccia ve lo indica e vedete quale sia la corrispondenza rispetto all'attacco che comunque i chirurghi tuttora vogliono, ma penso che quando se la faranno loro personalmente si fideranno anche direttamente dell'ecografia. Qualche altra immagine per farvi vedere quale sia la qualità di corrispondenza tra un'immagine ecografica, anche in questo caso una perforazione contenuta della colecistite, e l'immagine TAC. E queste immagini le potete ottenere quante volte volete, se volete monitorare il paziente, se vedere se peggiora o meno, non ha limiti delle tossicità e dell'azzardo dell'esposizione al mezzo di contrasto. Questi sono ulteriori casi che dovrebbero essere pubblicati a breve di perforazione. Vedete come l'ecografia vi dice poco in questi casi, perché non vi dice, vi fa vedere queste pareti spessite, ma la parete non scompare, quindi non uscite di se è necrotica o meno, la parete è ancora lì. L'ecografia col contrasto invece dimostra in modo inequivocabile che quella parete è totalmente morta e perforata. Mi fermo con quest'ultimo caso perché lo memorizziate come concetto generale, perché i pazienti trapiantati spesso li vedete anche voi, perché stanno bene, girano. Questo è un paziente trapiantato da 7-8 anni che è venuto al pronto soccorso perché aveva dolore addominale esordito all'improvviso che non passava. Vedete che l'ecografia vi dice poco, c'è anche un aspetto di arteria, flusso portale, non ha vie biliari dilatate perché i trapiantati sono senza colecisti, quindi una certa prevalenza c'è. Questo è l'ecodoppler, si vede molto bene la porta, poco l'arteria. In questo caso l'ecografia col contrasto va a completare il doppler, perché il doppler, come vi fa vedere, ed è la cosa che raccomando di fare, i trapiantati con dolore addominale va sempre fatto l'ecodoppler dell'arteria epatica. Questo è un polso tardo-parvo. Allora l'ecografia col contrasto vi risolve, è completamente ostruita, c'è realmente, vediamo cosa succede.
vedete, arriva il sangue nella vena porta quando ancora non vedete l'arteria. Questo non succede mai, vuol dire che l'arteria ha dei problemi, non può arrivare così lentamente. Se abbiamo un po' di pazienza, in realtà l'arteria la vediamo che è esilissima, quindi quasi sicuramente da circolo collaterale, perché appena appena percepibile arriva dopo la vena porta, quindi deve fare un percorso sicuramente più lungo di quello che fa normalmente. Effettivamente questo malato, vedete, ha un'ostruzione completa dell'arteria epatica, l'epatica non perfonde, e l'arteriografia conferma questo aspetto. Direi mi fermo qui, anche perché i casi ne abbiamo tanti, ma andremo veramente di lungo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e spero che abbiate molto impattato.